Uomini e donne in magazzine, ecco tutti i gossip del primo numero. Sorpresa in arrivo per i fan di Uomini e Donne, dall'8 marzo sarà disponibile il primo magazine dedicato ai protagonisti più amati del programma. Cancelletto Uomini e Donne continua a macinare un successo dopo l'altro e, proprio per ricambiare l'affetto che il pubblico regala ogni giorno al People Show di Maria De Filippi, è in arrivo una sorpresa per tutti i fan della trasmissione. Da giovedì 8 marzo sarà possibile acquistare il primo magazine dedicato ai personaggi che, sia ora che in passato, hanno fatto sognare milioni di italiani con le loro storie d'amore. All'interno del settimanale sono presenti, inoltre, molte rubriche curate da volti amatissimi come Giulia De Lellis e Cancelletto Francesco Monte, oltre che interviste esclusive e Cancelletto Gossip sui protagonisti del momento. Uomini e Donne, Pietro e Rosa protagonisti della prima copertina. Nel giorno in cui si festeggia la donna, 8 marzo, chi lavora dietro le quinte di Uomini e Donne ha scelto di far debuttare la prima rivista dedicata completamente al programma condotto da Maria De Filippi ormai da tantissimi anni. Come raccontano tutti i siti di informazione in queste ore, e anche il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia sui social network, presto tutti i fan del People Show di Canale 5 avranno tra le mani il primo magazine che racconta tutto il meglio di UED. La copertina del primo numero di questo nuovo settimanale, è dedicata a Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, la coppia, nata negli studi di Cinecittà poco meno di un anno fa, attualmente sta vivendo un periodo di lontananza forzata a causa della partecipazione di lei all'Isola dei Famosi. Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al giornale, l'ex corteggiatore ha confessato che quando la fidanzata tornerà dall'Honduras, vorrebbe mettere su famiglia con lei, matrimonio e figli in arrivo per i due protagonisti del recente passato di Uomini e Donne. Sempre all'interno del numero con cui il magazine debutta, saranno presenti delle dichiarazioni inedite di Sabrina Ghio, sfortunata ex tronista del programma, di Valeria Bigella, volto dell'ultima edizione di Temptation Island, e soprattutto di Gemma Galgani, l'incontrastata regina del trono over. Giulia De Lellis e Francesco Monte al lavoro per il settimanale di UED. A poche ore dall'uscita del primo numero del magazine di Uomini e Donne, sono tanti i gossip che stanno circolando su quello che i fan del programma troveranno al suo interno, sui vari siti di informazione che stanno annunciando il debutto della rivista dedicata al People Show di Maria De Filippi. Infatti, sono riportate molte interessanti indiscrezioni sugli argomenti che tratterà. Per il momento, si sa che nel giornale saranno presenti molte rubriche con le quali, i personaggi più amati di UED, risponderanno personalmente alle curiosità del pubblico. Giulia De Lellis, per esempio, avrà uno spazio tutto suo in cui parlerà di bellezza e darà delucidazioni su come essere sempre al top. Francesco Monte invece, reduce dalla brutta esperienza all'Isola dei Famosi, avrà una sua posta del cuore, i fan della trasmissione di Canale 5, infatti, potranno mandare delle lettere all'ex tronista per chiedergli qualche consiglio sui loro problemi d'amore, e lui proverà ad accontentare tutti, anche se, viste le sue recenti vicissitudini sentimentali, non si sa se è proprio la persona giusta per risolvere inquietudini sentimentali.